Ben ritrovati amici, come state? Vi ricordo come sempre di iscrivervi in questa zona, attivate la campanella, siamo quasi 10.000, lasciate un bel like qui sotto. Avete visto in copertina, avete già probabilmente intuito di cosa parliamo. Nella vita bisogna saper perdere e bisogna anche saper vincere. Chiaramente sono due situazioni opposte, due stati d'animo opposti, tant'è che è molto più facile imparare a vincere. Saper vincere piuttosto che saper perdere. La sconfitta è sicuramente, ecco, qualcosa di più difficile da digerire. In questo caso avete visto nella copertina l'esultanza di Messi che va verso la panchina dell'Olanda, che è chiaramente inquadrata in questa maniera chiaramente provocatoria. Avete visto poi il momento dei rigori, quando viene trasformato in rigore decisivo. La disperazione da una parte, il sentimento di disperazione dei giocatori dell'Olanda e quello di euforia dei giocatori dell'Argentina, che si traduce però in sfottò provocazioni secondo me vergognose. Si vedono giocatori che tirano fuori, insomma, la linguaccia, fanno facce. In quel momento, secondo me, rovinano comunque una partita che hanno portato a casa in maniera rocambolesca, a tratti, meritata forse, con colpi di scena. In quel momento bisogna avere rispetto di chi ha perso, anche se chi ha perso ti ha provocato, anche se hai litigato tutta la partita. Le cose si fanno sempre in due, non mi sembra che sia stato soltanto l'Olanda con l'Argentina, credo che ci siano stati episodi anche dall'altra parte. Io ho visto Paredes che tira una pallonata alla panchina dell'Olanda. È stata una partita maschia, intensa, di agonismo, di nervosismo, ma quando tu vinci, secondo me, devi essere superiore a tutto. Mi permetto di dirlo anche perché quando Bonucci, avevamo vinto l'Europeo, aveva detto dovete mangiarmi di pasta, avevo proprio su YouTube criticato quella decisione. Ci vuole stile, anche se sei stato provocato, ripeto, è una scena vergognosa. E poi tutto torna però indietro. Vediamo che cosa succederà. Personalmente spero proprio che l'Argentina vada incontro a una cocente delusione. E ad esempio, ecco, io non sono comunque un fan di Ronaldo da un punto di vista anche dei valori, però pensate se avesse fatto Ronaldo quella cosa che invece ha fatto Messi, che poi anche post partita se la prende con qualcuno in maniera un po' volgare, arrogante. Brutte immagini, e ripeto, bisogna saper vincere. In quel caso l'Argentina ha fatto tutto l'opposto e sono immagini, ripeto, che si commentano da sole. Qualcuno dirà però sono stati provocati. Non devi comunque arrivare a tanto, anche perché in quel momento tu hai vinto, gli altri sono già stati puniti se tu pensi che abbiano sbagliato. Sì, superiore a quello che è successo prima, che non conosciamo nel dettaglio, vai e gioisci con i compagni, quei tre o quattro giocatori che vanno a provocare, a prendere in giro chi vive un momento di disperazione sportiva, secondo me sono dei poveretti. Ditemi che cosa ne pensate, iscrivetevi qui se non avete ancora fatto, commentate numerosi. Un saluto a tutti.